finì in carcere con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio dopo che la sua agenzia di money transfer finì nella maxi inchiesta Chan Liu, denaro in cinese, che nel 2010 portò alla scoperta di migliaia di operazioni che consentivano ogni giorno di inviare in Cina ingenti somme. Condannato a 3 anni di reclusione con il rito abbreviato e in attesa del processo di secondo grado, l'imprenditore cinese ha ottenuto la restituzione dei beni che gli erano stati sequestrati, 100.000 euro e un appartamento. Canta vittoria l'imputato e con lui canta vittoria il difensore, l'avvocato Giuseppe Nicolosi. Soldi e immobile, destinati alla confisca, tornano dunque nella disponibilità del cinese che finì nella rete della Procura di Prato con altre decine di persone. C'erano i cinesi che mandavano soldi a casa e lo facevano bypassando la legge grazie alla complicità, ricostruirono gli uomini della Guardia di Finanza, di sportelli money transfer gestiti da cinesi e in qualche caso da italiani, che spezzettavano le grosse cifre in operazioni di piccolo taglio. A processo sono arrivati in oltre 200, ma molte posizioni sono andate prescritte. Restano in piedi solo quelle che devono rispondere di associazione a delinquere e riciclaggio, mentre il nulla di fatto riguarda i reati fiscali e la partecipazione esterna all'associazione a delinquere. Il cinese che rientrerà in possesso dei suoi beni gestiva un money transfer in via Cavour. Con lui finì in manetti una sua collaboratrice che è stata condannata a 2 anni di reclusione con il rito abbreviato.